semplicemente un latte. Non latte. Sì, latte. Sì, latte. Sarà abbastanza divulgativo, non è un argomento facile per lui, è difficile già per chi c'è dentro. Ci sarà sulla formula in tutte le slide. La presentazione è fatta per essere poi scaricata, chi vuole approfondire sono delle parti da approfondire, che però si potranno saltare. Ho cercato di metterle in modo molto divulgativo, diciamo simpatico, appunto cretino. Quindi ho limitato la prima di farlo, cioè per capire che in sala, per capire cosa posso dire e cosa non posso dire, e certe cose. Allora, qualche domanda per iniziare. In Grecia come siamo messi? Deep learning in italiano non si trova nulla. Un minimo di inglese, non devo parlare inglese, ma giusto due termini di base. Cioè, se avete qualche parola in inglese non c'è problema, o devo spiegare le singole parole che vedremo in inglese? Posso andare tranquillo? Yes. Chi sa programmare qua sulle manine? Io no, perché circa, ho appena iniziato. Dilettante. Più o meno saprete cos'è un pezzo di codice, cos'è un programma. Alla grande, perfetto. Chi ha avuto a che fare con le intelligenze artificiali sulle manine? Nessuno? Io sì. Tu sì? Mi sa precisarlo? Quello sì. Ok, perfetto. Vediamo di già preso. Non mi prende, vero? Sta facendo un ciclo. Ha deciso in questo momento che non vuole farlo. Allora, non è più rimasta la porta di presentazione. Che bello. Allora. Ok, rifo questa, tu. Sì. Perfetto, allora siamo pronti che la parte più importante, sembra assolutamente. Che domanda cattiva, matematica. Non perché dovremmo trattare alcuni concetti. Chi ha fatto l'università dove si ha l'esame di matematica? O qualcosa? Chissà cos'è una somma e un prodotto? Ci siamo? Cos'è una tangente? No, ok. Allora la risposta è questa, passa sto livello qui per capire. Seminiamo il panico in sala. Avete 10 secondi, guardatela un attimo con attenzione. Ok, cosa c'era secondo voi là sopra? Cosa c'era? Un quadro astratto, un topo, cavallo, gradiente, come ha risposto. Qualcun altro ha visto qualcosa? No. In realtà ci interessa questo. Tutto il deep learning, e poi vedremo di capire cosa si basa su questa attrezzo qua, fatela. Che non è altro che scendere una collina. Cioè proprio voi mettete una pallina su una collina e la buttate giù. Tutto il concetto di quello che vedremo è basato su questo. E questa è l'unica formula che vedremo che non utilizzeremo. Cos'è deep learning? Allora, adesso va molto di moda questo deep learning. Se ne parla tantissimo. Lo sentirete dappertutto. Associato a due parole, anzi due frasi. Machine learning e intelligenza artificiale. Deep learning ha a che fare. Il problema è che il deep learning ha un problema di base, non esiste. È un'invenzione del marketing. Adesso andiamo a vedere. Infatti, cos'è deep learning? Se lo chiedete a me la risposta è che non lo so, perché non so cosa sia. Però vi posso dire che deep learning per me è semplicemente una grande rete neurale. Deep learning in realtà comprende tante cose, ma quella che vi è associato primariamente è alle reti neurali, che sono degli strumenti matematici che si sono chiamati così per un errore di tanti anni fa e che ancora adesso hanno questo nome, ma col cervello non hanno niente a che vedere né come fisionomia, né come funzionamento, né come nulla, però i nomi sono rimasti e ci sono più. A noi cosa ci cambia questa storia? Più che la parte tecnica oggi, in questi pochi minuti che abbiamo, vorrei illustrare il discorso sociale, cioè vedremo una parte tecnica anche un po' approfondita, diciamo, però poi quello che cambia è il discorso di questi attrezzi qua. Forse per chi è fuori non serve, perché un po' dentro al settore sono delle cose che ci stanno cambiando la vita, non modo pesante. Non parlo solo di come se fosse l'introduzione di una nuova macchina, è una rivoluzione industriale che a livello di quella che fino al 700 l'introduzione delle macchine. E
questo porterà scombussolamenti sociali pesanti. Non parlo di 10-15 anni, parlo di 2-3 anni con un orizzonte di visibilità. Vi farò vedere alcune applicazioni che sembrano a volte fantascienza. E poi parliamo dei ragionamenti su come queste vanno a impattare sui nostri lavori, lavori anche che pensavamo inattaccabili dalle macchine fino a qualche anno fa, che invece vanno a sparire per colpa di questi sistemi. Allora, da dove viene? Vado veloce, le slide sono tante, vado più veloce a questo punto, tanto le trovate poi a essere bene lette, mi interessa solo il discorso, non che andiamo a vedere ogni singolo punto, se no ci vorrebbero decine di corsi all'università per far tutto. Praticamente una branca dell'intelligenza artificiale, una delle sue branche è il machine learning e il deep learning è una branca del machine learning. Quindi fondamentalmente il deep learning è un ramo del machine learning che è un ramo dell'intelligenza artificiale. Per spiegarci un po' meglio, questo è un albero che riporta alcune cose dell'intelligenza artificiale. Il nostro amico deep learning è qua in fondo, si fa sto giro, fa intelligenza artificiale, fa parte del machine learning, del machine learning fa parte del reinforcement learning, che significa apprendimento rinforzato, qui vedremo su un attimo cos'è, e di tutta sta baraonda di planning è qua sotto. In realtà è solo una cosa che mi è data il marketing, perché in realtà parliamo di questo, di reti neurali. È qua sotto separato solo perché esistono alcune varianti che non usano le reti neurali. Però, il 99% dei casi... Allora, prima sorpresa, non è una cosa nuova, è piuttosto vecchia, molto vecchia. Secondo voi quanti anni hanno le reti neurali? Quarantina. Quarantina. Chi di più? Anni 70. Anni 70. No, settantina d'anni. Settantina d'anni. Il signore era quando vince? 75 anni. Prima che stesso di computer. E li dobbiamo a un signore che vediamo. Sono dei sistemi che richiedono addestramento. Qual è la differenza da quello che abbiamo adesso tipo nelle macchine e nei computer? Scrivi un programma, prendi i dati, esegue, esce, fine. Questi non funzionano così. Se tu, come vedremo dopo, prendi un dato, esegui, esci, ottenete una macchina dove non si sa cosa. Serve un addestramento perché funzioni. E poi questo comporta altri problemi. Sono asimmetriche come punti di calcolo. Che significa? Un algoritmo normale mette il dato, esegue, esce, ci impiega un tot di tempo. Se mette lo stesso dato, impiegherà sempre lo stesso tot di tempo. Le reti neurali hanno bisogno di addestramento che richiede un tempo altissimo. E poi una volta addestrate si possono usare per eseguire quel calcolo, che richiede un tempo bassissimo. Per quello sono asimmetriche. L'addestramento richiede tantissimo tempo, l'esecuzione è praticamente istantanea. Questo è uno dei vantaggi, il problema è addestrare. Sono molto difficili da debuggare. Debuggare come termine, spero che significa trovare gli errori. Ho messo difficili per voler essere buono, in realtà sono impossibili da debuggare. Perché non sappiamo cosa fanno. Sappiamo costruirle, sappiamo metterle assieme, usarle, non sappiamo cosa fanno dentro. C'è tutta una branca che studia per cercare di capire quello che fanno. E va sicuro che è un bel debito. Qui chiedono un certo grado di magia nera. Adesso uno dice un algoritmo, lo scrivo, butto dentro, faccio lei alla grande, due parametri, gira, funziona. Come direbbero nei gradi matematici, sti cazzi, scusate il termine, non funziona bene. Serve lui per farlo funzionare. Cioè quando verrà fatta intelligenza artificiale con machine learning e deep learning a un certo punto inizierete proprio a buttare dentro cose a caso, girare i parametri, cacciaviti, bullo, sperando che funzioni, e non sempre funziona. Questa è la timeline. 1943, invenzione delle reti neurali. L'altro pezzo grande, l'Adaline, non l'abbiamo detto, ci interessa dopo, è quello grosso, 58, ora sembrato il perceptron, che poi vedremo un attimo. I pezzi grossi, poi dice, qua hanno più o meno inventato cosa sono, non si riesce a farli andare perché non c'è potenza di calcolo. Risolve un tot di problemi, ma non tutti. Poi arrivano qua nel 74, che inventano una cosa chiamata backpropagation e permette di arrivare alle prime reti neurali funzionanti effettivamente. Perciò chi ha detto anni 70 c'ha ragione, effettivamente. Poi sino a qua è un buco nero. Qui si sviluppa un'altra branca di intelligenza artificiale che porta negli anni 90 alla cosiddetta quinta generazione robotica, dove i giapponesi puntavano avere intelligenze artificiali basate su regole, ragionamenti e cose simili, differenza statistica, che però si rivelerà un buco nell'acqua, non funziona più. Finché arriviamo a 1990, il signor LeCun inventa Meret, che è una derivazione particolare, possiamo chiamarlo il papà del deep learning, e si inizia a dare qualcosa. Questo è LSTM, lo vedremo dopo più in dettaglio, ma il pezzo grosso l'abbiamo qui, di Boltzmann Machine. Poi da qui è storia moderna.
qua si comprime tutto a una velocità incredibile, non l'ho messo in schema, ma fatevi conto, le altre scienze, le altre parti dell'informatica hanno tempi di assestamento di 1-2 anni per la tecnologia, tipo container, tipo sistemi operativi, algoritmi. Il sistema artificiale, 6 mesi un algoritmo è già vecchio, hanno una velocità clamorosa, difficile stargli dietro. Cioè, se diventa, una volta che un algoritmo deve entrare in produzione con un prodotto sul mercato, 2-3 mesi, non di più, se non sei già vecchio. Quindi cos'è? Fondamentalmente il deep learning cerca di trovare la mia curva che approssima il processo che viene per rendere sono uscito. Questa è la definizione che do io, non la trovate sui libri, è sgarrata, ve lo dico già, però rende un po' l'idea. Una scatola nera, che dati degli ingressi che producono un risultato conosciuto e dei risultati prodotti, cerca di imparare il processo senza avere nessuna conoscenza del processo stesso. Cioè come se voi vi sedete una collina davanti a una fabbrica di macchine, vedete i camion che portano dentro il ferro, i materiali, ed escono le macchine. Voi imparate come fare le macchine senza sapere cosa c'è nella fabbrica. Questo è quello che fa. Sembra un po' magia, non lo è, però il concetto è quello. Quindi abbiamo un input, processi e uscita. Questo è quello che ho dato. Di questi dati abbiamo l'ingresso e l'uscita. L'uscita di sotto la cataloghiamo. Quindi vediamo che le macchine sono rosse, sono blu. Gli diamo delle caratteristiche, etichette, label. Il deep learning ha bisogno di esempi per imparare, ed esempi etichettati, cioè che gli diciamo che cos'è. Se noi gli buttiamo una scatola di cose, lui non sa cosa sono, dobbiamo insegnargli loro. Quindi prima cosa del deep learning, questa categoria non impara da sola, siamo noi che la testiamo. E poi vediamo che questo porterà delle implicazioni anche sociali, se dà il problema. Quindi praticamente il modello cerca di astrarre il processo e dare lo stesso input, lo stesso output che avreste dal processo. Qualche esempio. Okay. Adesso parlo un attimo su questo. E allora ai file. Adesso vi faccio vedere qualche esempio, vediamo due filmati. Allora, iniziamo da uno facile. Allora, questo lo teniamo un minuto. Cosa fa sta pezza? Qui c'è una telecamera. Ecco, io vado oltre il muro, riesco comunque a rilevare dove la persona e che scheletra. Come faccio? Prendo delle antenne wifi, le metto a 90 gradi e io non so nemmeno come il sistema, non so come funziona il wifi. So solo che c'è una telecamera normale ottica, dove ho un algoritmo classico che mi riprende la stessa struttura, e cosa faccio semplicemente? Prendo il risultato dell'antenna wifi, lo sparo in un sistema di deep learning, che lo confronta con le immagini fotografiche dove c'è un altro sistema di learning che prende gli scheletri dalle foto e nel stesso sistema imparare dal wifi dove sono le persone anche dentro al mondo. Cioè, vedendo lo schema sono 5 sono il filmato. Questo è ripetitivo. Cioè, questo sistema, il frame preso dalla telecamera, il sistema di deep learning, che lui impara quali sono, come ottenere uno scheletro da un filmato video. Lui fatto un filmato, quello che mette uno scheletro in 3D. A questo punto le antenne del wifi, un paio di antenne, 2, 3, 10 su diversi schemi, che mi prendono le, si chiamano heatmap del segnale radio, quindi onde radio potrebbe essere questa stanza, a destra un'altra rete neurale che va a confrontarsi con il risultato di quella di sopra, finché non impara dal wifi a ottenere lo stesso risultato. Quindi individuerà la scheletratura dal segnale wifi, dai disturbi del segnale wifi sul router. Quindi con 2-3 router messi in una stanza o nello suo spazio posso ricavare dove sono le persone, cosa stanno facendo e come stanno vedendo. Io nel sistema non ho messo nessuna regola, non gli ho insegnato nulla di fisica, rifrazione, come è fatto lo scheletro, ho solo addestrato il sistema. Questo sono i miei esempi. Poi vediamo l'altro ancora che il tempo corre. Allora, questo è l'altro sistema, come va a sentire il video? Quando una persona, ho fatto questo perché sono un po' più comprensibili, che un'altra persona, questa, peccato che non, guarda, sorgente, detecto lo scheletro, l'ho proiettato sull'altra persona, non ho fatto 3D, non so niente di grafica, non so nulla di nulla. Io sono registrato un filmato di una sorgente, un filmato di un'altra persona che sono fatto dei movimenti, io trasferisco i movimenti della sorgente sulla destinazione. Cioè faccio ballare a sta persona come altra. Notare che però ci sono degli errori, vedete errori nelle mani e altro, però guardate la qualità, questo è fatto quasi in real time. C'è quello virtuale a destra.
Come? È virtuale a destra. La testa non esiste, questa tizia non ha mai fatto queste mosse. Ah, okay. La tizia esiste, cioè ho preso un filmato di questa tizia, gli ho fatto fare magari due pirouette a braccia, con le braccia e così. Dopodiché ho proiettato la sorgente video su di lei. Lo sfidimento, questo si chiama trasferimento di conoscenza. E questa cosa è una delle più banali. Si può fare robe molto più corte. Però il tempo vola poi per trovare il materiale. Giusto per farlo vedere, alla fine prendiamo due soggetti. Come vedete, sto vedendo sul letto, non posso fare su qualunque numero di soggetti e persone. Cioè non importa che altezza ha, se uno è più basso o più grasso, un par si adatta, senza che io debba prendere una manica. Di recente ho visto un filmato in cui si mostrava una persona alla quale era richiesto di pronunciare alcune frasi, dopodiché, delle frasi con tre dei fonemi particolari, dopodiché il sistema ha addestrato era in grado di dire qualsiasi testo. Non solo adesso mi alzo e vi ammazzo tutti. Non solo te lo faccio dire, ti faccio anche il filmato con la voce, ok. È lo stesso sistema. Sì, lo stesso sistema, stessa rete che andremo a vedere. Trasferimento di conoscenza. Per addestrare invece ci è voluto un bel po' per addestrare il sistema. Okay. Meno di quello che si pensa, poi ci arriviamo. Scusate, ho solo un'ora, devo correre come un disperato. Mi spiace. Però cerco di fare quello che posso. Allora, qual è la differenza? Sino a qualche anno fa avevamo il machine learning, qual è il problema? Cioè c'è un omino che si mette a estrarre le cosiddette feature, le caratteristiche. Cioè noi dovevamo dire sistemi di intelligenza artificiale, tipo se volevo classificare il colore delle macchine, devo dire segnargli cos'era il rosso, cos'era il blu, ma devo farlo io umano. Cioè mettermi a dire, devo scrivere un software che mi individua cos'è il rosso, cos'è il blu e poi lo darò al mio sistema di classificazione. Il deep learning, qual è la cosa bella? Non c'è niente oltre l'input. Cioè me ne frega di cosa c'è, non devo spiegare, contestualizzare o metterci qualcosa, sparo dentro e poi il mio risultato, come avete visto prima nei filmati. Il terzo filmato lo vediamo dopo. Quindi qual è la differenza? I sistemi classici di machine learning, per quanto tu li adatti, cioè crei esempi, si fermano qui, non vanno a questo livello di performance. Deep learning, più dati ha, più ammazza di dati, più performano meglio, funzionano meglio. Quando parlo di massa di dati parliamo di robe da anche terabyte, poi vediamo pure il calcolo di questa roba. Giusto per ricordare, dati non etichettati vuol dire che avete una marea di dati, non so che cos'è, è molto bene. Etichettati vuol dire che qualcuno, un umano, un'altra macchina, gli ha messo delle etichette sopra, tipo i colori. Oppure parzialmente etichettati, io che non conosco e che conosco. Questi li chiamiamo sistemi di apprendimento non supervisionati, supervisionati quando tutto è tutto etichettato o semi supervisionati quando ho un po' di cose viste, giusto per che ci stiamo prendendo. Allora, perché reti neurali? Neurone biologico, ripassino veloce, abbiamo il nucleo centrale, su. Scusa, non ho capito. Ma, quindi esistono sistemi di deep learning che funzionano anche con dati non etichettati? Sì, lo vediamo dopo. In realtà no, non c'è bisogno di addestramento, però si fanno dei giochi. Si addestrano da soli, vedremo che i sistemi si addestrano anche in automatico, cioè senza bisogno di addestrare noi. Imparano da soli come qualunque essere divertito, butti qualcosa e lo impara. E imparano anche maledettamente. Il neurone biologico, giusto per ripassare, adesso vedremo la differenza. C'è il nucleo, i dendriti, le azioni, la membrana ci serve, e le azioni di uscita, cioè il grado degli ingressi, sulle azioni e c'è delle uscite sui dendriti, cioè che va a collegarsi altri neuroni. Quindi arriva dei segnali, li elabora e spara fuori delle uscite. Tutto uguale perché è solo attivazione. L'equivalente da cui nasce l'errore è questo qui. Cioè lui ha degli ingressi da x0 a x come fare, 10, 20, 30 ingressi. Ogni ingresso ha un peso, il W perché in inglese weight. Lui semplicemente cosa fa? Prende tutti gli ingressi, questo è il simbolo di sommatoria, fa la somma. Di tutti gli ingressi moltiplicati per il loro peso. Quindi magari il primo ingresso dice che pesa 0,5, perché magari io faccio un esempio, sto facendo un acquisto, per me per acquistare una macchina, il prezzo della macchina ha un peso di 1, cioè mi vale 1 nella somma per decidere se acquistare o meno. Il colore vale 0,5 e se c'ha le luci blu nel cruscotto vale 0,1 come importanza. Io prendo questi parametri, li moltiplico, dico la macchina è rossa, ok, 1 per il peso del colore, poi costa 16.000 per il peso del prezzo e così via. Insomma, gli aggiungo una cosa chiamata bias, cioè, sì, non mi ricordo mai, bias, come si traduce in italiano?
La pendenza? Non la pendenza. Quando io con una vita regolo qualcosa per fare la soglia. Chiamiamola sintonia, non è la soglia, sintonia. Non è che posso regolare sta roba. Ottengo un valore, e viene sparato dentro una cosa chiamata funzione attivazione. Però potrebbe essere, se il valore è maggiore di 0,5, raccolgo. Se non è 0,5, lo raccolgo, per farne una parola. Quindi, questo è come è fatto nell'ora artificiale, e non scherzo, tutta la roba di playing è basata su questo semplice concetto. Tutto qui, c'è una funzione che può essere di diversi tipi matematici, molto semplice. Cioè, deep learning non ha matematiche complicate, integrali, inferenze, nulla di tutto questo. Si basa tutto su prodotti, somme, fine. Non c'è. Questa è proprio la base di tutto. Una rete neurale, poi faccio un esempio, è fatta a strati. Gli ingressi, strati nascosti, le uscite. Questo simboletto qui, che è il sigmoide, che quello lo vediamo, dobbiamo avere un attimo, è semplicemente la funzione di attivazione. Un ingresso ha dei pesi, un parametro che viene chiamato A, il diascolo che lo regola, e poi va verso più neurone. Quindi il neurone, l'uscita è collegata a tutti gli altri. E poi ne posso avere più o meno, scelgo io e faccio l'uscita. I segnali attraversano da qui, escono e li risultati. Il concetto di base è cosa fa il learning, la parte a destra molto. Questa roba che io inizializzo a caso, tutti questi sono vecchi numeri casuali, devo imparare quali sono i numeri giusti. Poi lo vediamo in dettaglio. Prossime slide possono generare il panico, ok? Quindi niente capelli alzati, niente gente che scappa. Devo avere due concetti di base, purtroppo, senza avere la parte matematica, convoluzione e un'altra cosa. Allora, supponiamo di avere uno schermo, lo faccio con l'immagine perché è più facile visualizzare, anche se vi stupirà, ma la parte sull'immagine del deep learning, che avete visto i che fa i balletti o qualunque cosa che vi diranno deep learning con l'immagine, è la branca più facile del deep learning, perché ha una particolarità di lavoro. Supponete che sia lo schermo o un'immagine, sapete cosa sono i pixel di un'immagine? Sì, sì. Tutti? Ok, perfetto. La convoluzione è questa, io scelgo una matricina piccola, grande quella di pari, io scelgo 3x3 qui, e la faccio spazzolare qua sopra. A ogni punto io faccio il prodotto di quello che c'è sopra per questo, punto a punto, 1x1, questo fa 0x0, 0x1, 1x0, 1x1, ta, 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 e faccio la somma del contenuto del risultato, e lo sparo qui. Vi faccio vedere meglio con l'animazione. Come succede? Fa quel lavoro e faccio la mia matrice di convoluzione. Cosa fa la matrice di convoluzione? Ottengo degli effetti sulle immagini. Qui sono delle semplici matrici applicate sulla immagine sorgente. Qui uno di loro rossiano. Chi ha fatto un po' di fotografia o altro riconosce gli effetti di Photoshop o di GIMP per gli amanti di GIMP. Niente di particolare. Però dato che ci sono anche convoluzioni utili tipo questa mi sono sui bordi, per esempio, che ci servono. Dopodiché ci serve un'altra cosa, si chiama Max Planck. Adesso fate è banale come cosa, Max Planck fa sempre il stesso discorso, prende la matricetta, cioè questo elemento qui, numeri quadratone così sul pixel, si sposta di due in due e prende il valore massimo di un punto. Se volete fare un esperimento banale, questa è. Se provate a soffrire gli occhi vedete che le due immagini sono uguali. Se provate a strizzare un po' gli occhi verrebbe un po' sfocate. Vedete che questa l'immagine di sotto ha la stessa quantità di informazioni di quella di sopra. L'effetto del Max Planck, quindi. Quindi non ha perso informazione, almeno sotto un certo punto di vista. In realtà l'ha persa perché l'abbiamo ridotta di un quarto, la metà come risoluzione. Sono pixel grandi così, sembra come un link. Come funziona? È così banalmente. Prende il massimo di ogni quadrato, quello generale. E serve per ridurre le dimensioni. Adesso vediamo perché ci servirà. Questa signora è la nostra prima rete neurale, un classificatore molto banale, quello che abbiamo più avanzato. Come fa? Abbiamo un input di immagine, applichiamo quello prima la convoluzione, allora trasformiamo informazioni tipo gli studi, i bordi, quello che è. Max Planck cosa ci serve? Per ridurre le dimensioni senza perdere più informazioni possibile, cioè prendo più informazioni che si può. E faccio questo processo tante volte. Infine ho sbatto una cosa chiamata classificatore, che è una rete neurale standard che fa consultare che fa classifica, dice su un cane o un gatto, e mi dà il risultato. Siccome io quel risultato lo conosco perché sono immagini etichettate, classificate, quindi so che questo è un cane e so che qua deve venire il cane, se qui mi viene fuori gatto con degli errori, faccio una cosa che si chiama back propagation, che mi torna indietro alla rete neurale e mi cambierà i pesi in modo su che io facendo diverse prove non ottengo un risultato giusto. Quindi il problema tipo il riconoscimento dei voti funziona in questo modo, c'è una parte iniziale che il risultato di questa prima parte saranno delle
cose strane, simboletti, robe grafiche, non si riesce a capire bene cosa, però ti accorgi che sono tipo linee, cerchietti, dopo ti accorgi che da qua escono invece le caratteristiche tipo delle facce, degli occhi, dei nasi, e infine c'è il riconoscimento dei volti, e poi il filtro con le volte. Quindi l'andamento è questo. Quello che succede dentro questi attrezzi non lo conosciamo. Cioè sì, posso vedere che numeri ci sono, posso vedere che questo vale 0,5, ma non abbiamo la più pallida idea cosa sia quel 0,5 né come ci sia arrivato il sistema. Questo è uno dei primi, lo vediamo dopo. Queste sono reti, si chiamano reti convolutive, queste CNN, Convolutional Neural Network, sono quelle usate per le immagini, notate che ho detto immagini, non filmate, qui ci arriviamo perché. Queste sono reti classiche un po' vecchie, però guardate un po', adesso ho spiegato quelle prima, sono più comprensibili. Questa è la rete che classificava piuttosto bene nel 2014, qui, albori del deep learning. Immagine, due volte passava la convoluzione con un canale di 64, una matrice 64, max pool, convoluzione 128, 256, 512, e uscita. E funziona più lo stesso. Quanto funzionano bene? Meglio degli esseri umani. Qualche esempio, andiamo ad esempio. Adesso. Ok, vi faccio un esempio, questo gira su JavaScript, non potete far girare questa parte, già caricato questa parte. Questa è la curva di apprendimento, più tende allo zero, più è preciso il nostro attrezzo a riconoscere. Cosa vogliamo riconoscere? La rete è finita qui, poi vi do il link, potete anche giocarci. Questo gira sul bravo, non ha problemi di solito. Questo è l'Hello World del Deep Learning, ed è, si chiama MUNST. Cosa si tratta? È un test che è nato 15 anni fa. Ci sono una cartella di numeri scritti a mano, 20-30 mila, non mi ricordo quanti è il set di base, e si deve addestrare un sistema di intelligenza artificiale a riconoscerli, sbagliando il meno possibile. L'essere umano viaggia sul 97% su questo database. L'attrezzo qui che sta girando sul mio browser in JavaScript viaggia sul 99,9%. Parliamo già di una differenza di 2% con l'essere umano. Ed è una delle reti più stupide. Questo è l'input. Questo è quello che fa la rete convolutiva. Notate che bordi e quant'altro magari di un per darvi di visibilità. Questo è quello che fa la rete convolutiva. Quello è quello che cioè lì c'è la rete convolutiva, ognuno dei pixel è uscito alla convoluzione, è un neurone che abbiamo visto prima. Quindi ha il suo peso, i pesi che vedete qui, e il gradiente back progression, che però ci interessa. Quindi si va verso il basso, la nostra architettura scende. Diverse volte diverse convoluzioni di max pooling, redo, che l'ho fatto prima, vi ricordate che c'è una funzione di attivazione per il neurone, che poteva essere un if semplice, redo è una funzione che una retta, cioè se è maggiore di 0 prendi il valore lineare, è un if praticamente, e infine quindi uscita, questi sono i risultati di catalogazione, questo mi dice che un 9, che un 0, che un 2, che un 2, che un 1, che un 5 e così via, e gli altri sono i candidati possibili di scattare. Questo lo ripeto tante volte, a destra, a destra, a destra, chiuso a destra e meglio. E va. Quindi c'è il link, cioè nel pacchetto dello zip da scaricare c'è anche il link a questo. Se volete divertirvi, qua sopra c'è anche la modalità di modificarli o cambiare proprio come è fatta l'architettura, che vedremo che dal punto di vista di costruire è facile, perché è una specie di Lego. Vediamo la presentazione. Scusate se sto. C'è anche tutto il codice di questo. Sì, sì, è disponibile. Ma poi ci interessa poco. Però tutto molto bello, però un grosso difetto. Qual è il difetto? Ho già stupito con gente che balla, si gira, mi posso trasformare in ferro in zero, vi faccio dire fare cosa deve fare. No, fanno più di quello, non è quello il difetto, non è se ci arrivate, quello visto su ora, solo di quello che abbiamo fatto vedere. No. Cosa c'era che manca secondo voi? Quello visto lì del numero del cane? Difetto alla convoluzione pure in realtà. 5 secondi poi devo andare avanti con troppo. Qualcuno che tirate là, che sei? Sparate! Cioè tu non mi dai ancora una, qualcuno dirà più qualcosa. Quale può essere il difetto di queste cose che abbiamo visto sinora? Cosa gli manca di base? Cosa gli manca? Sì, cosa gli manca, secondo te? Gli potrebbe mancare. Quindi identifica un cane, identifica un gatto, cosa gli manca? Comunque qualcosa che lo avvii. L'intelletto. Come gli dico? Che ha sbagliato. No, ce l'ha tutte quelle cose che ti ho detto, l'intelletto non ce l'ho perché non sono così intelligenti. No, neanche una cosa che forse vi è sfuggita. Sono istantaneo, non hanno memoria.
vi classifica un'immagine, c'è da lì, c'è un cane, c'è un gatto, vi dicono che c'è una porta, vi dicono cosa c'è, ma non sanno niente di quello che è successo prima o di quello che succede dopo. Non hanno memoria, non hanno il concetto del tempo, sono istantanei, cioè vedo un'immagine, la parola immagine, prendo l'immagine e la conosco, non conosco niente. Però così non ci bastano, non vanno bene, vediamo perché. Abbiamo fatto di meglio, possiamo fare di meglio. Produciamo le recursive neural network. Sta parte devo prendere un bel fiato perché è un pochino più dura, l'altra era quasi semplice. Questa è un po' più dura. Allora, cosa succede? Se attrezzi non hanno memoria, non si ricordano cosa è successo prima. Se dovessi fargli analizzare un filmato, o faccio fotogramma per fotogramma, o non c'è soluzione. Fotogramma per fotogramma, però, non ho l'informazione di contesto di prima, non so che è la stessa persona di prima, perché non ce l'ho voi. Però cosa hanno pensato i geni, in realtà? Ma perché non prendo... Questa è una cella di neural network, cioè va a dire... pensate alle celle come una rete neurale propria, quella che ho visto prima, che c'ha tutti gli stati nascosti. Ecco, quella è una di quelle. Prende il suo, la sua uscita della riporto in universo. Solo che le cose ricorsive, perché ha fatto ricorsione, sapete tutti che cos'è. Chi non sa cos'è la ricorsione, che vi dico al volo, se sa. Ricorsione vuol dire fare una cosa richiamando se stesso. Cioè se dovessi fare la moltiplicazione per 4, invece che fare la moltiplicazione che non la so fare, faccio la somma 4 volte, richiamando me stesso che so fare solo la somma. Tipo faccio 4 più 4 più 4 più 4 più 4, sempre quello. Il risultato non lo dà lo stesso. Il concetto è più o meno quello, non è giusto, no? Per cercare di darmi 5 secondi. Allora, siccome in informatica la ricorsione è una cosa brutta da elaborare, problemi di stack, cosa faccio? Srotolo la questione. Ovvero mi faccio tante rette neurali, dove prendo l'uscita di una e la butto in ingresso nell'altro. Molto più semplice. Memoria, un punto. Cioè ragazzi, qui parliamo di memoria, come diceva l'ingegner Cane, mille. Allora, questa vediamo un po' di capire. Il concetto è molto semplice. Cosa servono le reti di tipo RNN? A fare previsioni, predire il futuro. Che è una balla vera e propria. Allora, andiamo a vedere questa frase. Le nuvole sono nere, sotto questa parola, quasi tutti azzeccano qual è la parola che manca. Nessuno mi dirà nelle foglie, nelle lacatine diranno nel cielo, è il contesto più adeguato. Poi poteva essere anche davvero così la frase, però il contesto giusto è quello. Quindi, il problema è avere l'informazione temporale. Il modello linguistico è il caso classico. Allora, il problema è che io l'informazione posso avere ravvicinata, questo mi permette di trattare un'informazione che è ravvicinata, cioè se quello che mi serve, tipo la parola cielo, io l'informazione ce l'avevo negli inglesi precedenti di vicina, la trovo. Se invece questa informazione fosse molto lontana, cioè io vado a srotolare una rete di questo tipo, in molte parole, tipo qua aggiungiamo un po', sono cresciuto in Francia, parlo correttamente, io non sarei il turco, magari il francese è il più corretto. Però l'informazione francese è un'informazione di contesto che era qui, tre parole più avanti, di questo è già tanto, perfetto. Questo è un esempio semplice. Quindi, ed è tutto possibile che diventi l'informazione rilevante il punto in cui è necessario che diventi molto grande. Fortunatamente, man mano che questo divario cresce, le RNN non sono in grado di imparare a collegare le informazioni. Funzionano, ma solo per cose molto brevi, piccole veramente. Il perché non funzionano le cose lunghe, lo vediamo dopo. Quindi può darsi che io, se una rete è srotolata molto grande, l'informazione che mi serve qui, che era collegata a questi ingressi, non ce l'ho, la vado a perdere. La perde perché c'è una cosa che vediamo più avanti, l'accenno solo perché è un argomento un po' complicato che si chiama evanescenza del gradiente, che è molto esoterico in italiano. Vuol dire che le reti neurali in cascata, più sono lunghe, più perdono memoria di quello che è successo precedentemente. Cioè più è lunga la rete, la parte finale non conosce quello che è successo all'inizio, quindi pian piano sbagliosce questa informazione, per motivo della ragione, per motivo della ragione. E quindi, questo è il problema, varisce in gradi il problema. Cioè se una rete neurale duca, e qui mi sono delle informazioni che erano qui, queste pian piano vanno a sparire, perché l'operazione che ho visto prima, quella di prodotto, somma e varia roba, sono fatte a diversi stadi, e quella roba, i pesi, sono sempre inferiori a 1, 0,5, 0,2, 0,1. Poi moltiplicate al nastro per 0,2, 0,5, 0,1 e quel numero diventa sempre più piccolo, si va a sparire, si diventa roba. Quindi per l'informazione che è persa proprio per come sono fatte le reti neurali. Arriva la parola, come la risolviamo? L'STM.
parolina che chiede del deep learning è un cruccio maledetto perché sono un casino da capire, complicate da usare e fanno tanto male. Interessante. Se non ho fatto bene. Hanno le stesse caratteristiche. Facciamoci del male. Allora, prendiamo un bel respiro, vediamo se ce la faccio a spiegarla in modo semplice. Formule del processo. Due cose ve le devo spiegare, oltre a quelle due. Questo è il prodotto, la moltiplicazione. Questo è l'addizione. Questi attrezzi non funzionano con numeri semplici, per motivi di efficienza e di dati. Fatevi conto una cosa, noi quando pensiamo a un numero, pensiamo 2, 3, 4, 5. Questi attrezzi, quando usiamo un numero, in realtà, è una cosa chiamata vettore, che di numeri ne può avere anche 300, 400, miliardi. E questi sono organizzati a loro volta in blocchi di vettori, matrici, che sono a loro volta organizzati in cose chiamate tensori, che hanno n.000 dimensioni, qui faccio vedere la gamma. Trattano la catena di numeri, per quello qua, io faccio dimensione dei numeri, ma in realtà ogni passata di questa operazione la fate su decine di migliaia di numeri alla volta. Questa si chiama cellula STM, che cos'è? Una particolarità divisa in quattro stadi, ingresso, stato, elaborazione e uscita. E questa qui semplicemente mica tanto, è capace di mantenere la memoria delle cose che gli interessano. Lo fa in un modo un po' complicato, infatti non vedremo della prima, però più necessario è questo. Una funzione è la tangente iperbolica, perché? Che proprietà? Questa è banale. Per chi non ha mai fatto matematica, brutalmente, una cosa che gli dà un numero in ingresso gli dà un numero in uscita. Qualunque numero mai fatto, lo andate a cercare sulla source. Tipo, gli metto dentro un 3, vado a prendere il 3, tiro una linea verticale e vedo dove la prendo, finisce lì. E me la tagliamo, se invece sono più vicino allo 0, finirà 0,5 questa cosa. Negativo stesso discorso, è tecnicamente un limitatore fra meno 1 e 1. Ci serve per portarci dietro le informazioni con il segno. Poi c'è il suo compagnetto, sigmoide, che lo fa la stessa cosa, la curva è leggermente diversa, non ce ne frega, fra 0 e 1, quindi non ha il segno ma solo i valori. Okay? Allora, conto più alto, c'è il forget rate. La prima cosa è il cancello dell'oblio, come viene tradotto in italiano, non so chi l'abbia fatto, ma ce l'ho tenuto. Cosa succede? Il problema di questo attrezzo è che è una cella di memoria, cioè deve memorizzare. Però le informazioni cambiano mentre tu lo addestri, alcune cose vanno dimenticate. Allora qui c'è la cella che si occupa di cancellare le informazioni che non ritiene interessanti. Non vado a spiegarvi le tre cose, c'è scritto qua sopra, ed è abbastanza semplice, il tempo purtroppo è poco, però fondamentalmente verifica che lo stato della cella, qua ci sono gli ingressi, cioè CA, una nota per chi vuole poi approfondire, ho tenuto le lettere che si usano in letteratura perché le troverete in tutto quello che riguarda deep learning, sono sigle comuni. C è lo stato della cella precedente, H sono le uscite, quindi H è l'uscita della cella che lo precede e C è lo stato della cella che lo precede. Lui fa questa operazione, qui fa una semplice operazione di verifica se va dimenticata l'informazione che ha dentro, fa una semplice somma e la passa alla sigmoide. Dopodiché c'è l'input, a questo punto va qua dentro in questi due, e verifica se l'informazione è rilevante, l'operazione di prodotto, e poi la andrà a sommare a quella della cella di dimenticanza. E qui c'è appunto lo stato della cella, che fa queste due operazioni e lo teniamo qua. Qui c'è lo stato della cella, quindi decide se l'informazione è buona o non è buona e quale deve essere. E infine c'è l'uscita. La output che è questo, semplicemente alla fine prende lo stato che ho calcolato, decido se devo mandarlo fuori e sparo fuori lo stato e la cella. So che in 5 minuti è un casino, so che non ci avete capito quasi niente. Sono tutti algoritmi quelli che decidono per il sull'operazione sta venendo banale, sono operazioni. Prodotto, somma, sicuro, non ci sono algoritmi. Questo è banale. Cioè dal punto di vista matematico non c'è complessità come c'è negli algoritmi. Non c'è da farli integrare, derivati. Questa è proprio applica la funzione sigmoide, questa applica la funzione tangente H, questo è il per, questo è il più, questa è la calcolatrice. Chi ha deciso questa, cioè o meglio, come si è arrivato a questa struttura? Cioè perché quello azzurro al centro a un certo punto non... Ci arriviamo. Allora, questa struttura nasce dal fatto che prima di avere l'STM c'erano altri tipi di memoria, l'abbiamo visto l'RNN, che sono semplicemente prendo l'ingresso e lo riporto, l'uscita me la riporto in ingresso. Allora, pian piano, Marchingin mi attacca a questo, dovevo cancellare tutto questo, è venuto fuori sto brodio, fa sicuro che non brodio. Però, per fortuna, e non ho capito, non sapevo che si arrivava a questa, c'è un'altra soluzione. Questa è molto usata, infatti lo useremo anche in uno degli esempi. Però, se ho
un'altra soluzione che si chiama GRU, molto più semplice. È leggermente meno performante, leggermente, ma va sicuro come tempi di calcolo è molto più bassa. Poi vedremo problemi di tempi di calcolo. Questo ha semplicemente un reset bit che azzera la cella, se ricorderebbe le condizioni, una per l'aggiornamento e l'uscita. Stessa operazione di prima, si lavora sempre su questo, quindi quando vedete le parti basse, che poi chi va a fare deep learning, ci sono due parti di deep learning, chi fa ricerca di base e chi la fa applicata. Chi la fa applicata è un gran fortunato per un semplice motivo, si fa con i Lego, si montano i pezzi. Chi la fa di base, passa così perché la testa sta roba. Questa qui funziona allo stesso modo, stesso principio, solo che è più semplice. Questa è venuta dopo, questa è più recente. Come esempio facciamo un traduttore. Cioè vi faccio vedere con un attrezzo che non sa nulla di italiano e inglese e traduce meglio di mia nonna, che non sa nessuna di lui. Ok. Allora. Faccio la con le librerie di Python. Sì, allora poi ci arriviamo, affronteremo anche quel discorso super veloce, perché il tempo mi corre con me. Ma penso che se ti serve un po' di tempo più non lo so. E parli. Sì, sì. 15 minuti. Sì, taglio, cioè. Prendi il tempo che ti serve, dal momento non è già santo. Beh, se mi interessa, se non mi stanno aumentando, a parte qua che non fa. No, alle facce basse non mi discuto. Ah, mi sono messo un bel clip. Non me la ricordo che mi è uscito il nostro canale. Ecco, gli imprevisti ci sono sempre. Questo è Docker, per chi non lo sapesse. Dopo che deve fare quello di Kubernetes? Valentino. Che non ero attento. Allora, sta sempre una modificazione di un altro classico, questo è un traduttore. Così lo tengo un po' attivo. Allora, qua scelta vostra, volete vedere come funziona, puoi spiegare come funziona, o come funziona e poi come funziona. Prima come funziona. Prima vedere il codice. Allora, vediamo un po', magari. Fondamentalmente come avete Python, per chi conosce il linguaggio. Deep learning è un monopolio del Python, come vedremo praticamente adesso. Prima non lo era, adesso lo è. Allora, importiamo lo necessario. Questo è il file dove c'è. Qua c'è un file
Allora, questo è quello che usiamo per addestrarlo. Adesso mi zoom la parola. Allora, vediamo un po', zoom qua. Semplicemente io ho un file dove ho, si legge, è troppo piccolo, dove ho le parole in inglese e in italiano, non solo le parole, avrò anche frasi, quindi per esempio un po' più avanti, le prime 100. Io ho una caterva di frasi, non gli insegnerò niente di grammatica, non gli insegnerò regole, non sa nemmeno che lingua, lui non sa nulla effettivamente, avrà una caterva. Andiamo a prendere il nostro file. No, forse zoomando troppo così, magari riesco a più codice al video. Ok, qua preparo le procedure, qua creo il dataset. Le parole non posso usare, no, le reti neurali non capisco le parole, cosa faccio? Trasformo le parole in numeri, tipo che adesso dead sarà 5. Cat 3, così via, cioè indicizzo le parole, è una cosa di base, ma non si fa mai perché tecnicamente sono veramente, però non può trattare caratteri, ma prevede solo lui, quindi trasformo tutto in lui e procediamo alla trasformazione. Dopodiché carico il dataset. Adesso qua io ho già preaddestrato il sistema che stiamo utilizzando, 300.000 esempi per addestrare, cioè 300.000 di quelle righe glielo do come addestramento. Io l'ho già testato in precedenza, perché sta qui, ci metto circa, sta macchina, che vediamo dopo, 10 minuti per ogni ciclo, quindi i planning si chiamano epoch, tutto epoch. Quindi l'addestramento in questo sono 7, 14, 2 ore mi faccio lui, addestramento per questo risultato. Creo i sistemi, creiamo il dataset, questo è lo schema di come funziona. Queste sono la rete neurale, sono le famose RNA che avete visto prima, di tipo LSTM. Ce ne sono due, una si chiama encoder e l'altra decoder, e poi sopra le sparate uscite. Io do in, questo è un esempio fatto con francese, do in inglese una frase in inglese, come altro inglese vi do la frase in francese, che è la traduzione, con un tab di avvio, con uscita vi deve dare la frase, quindi è sempre la stessa frase, spostata di uno, cioè con una parola in avanti. Cioè voi pensate che gli mettete la frase, saltate la prima parola e la fate con uscita la stessa frase senza la prima parola. Cioè come se voi ogni volta staccaste la prima parola. Qui abbiamo tolto il tag S, l'uscita è quella, il tag S me l'ha messo pure alla fine per chiudere la frase. Lui deve imparare cos'è la parola successiva. Quindi lui rispetto a questo inglese la parola successiva questa deve essere G. Quindi questa è l'uscita, deve essere qua. Quindi G deve essere qui, sui deve essere qui, e tu deve essere qui e poi la fine. Questo è quello che deve imparare. Chiaro? Quindi se con uno shift. Esatto, fa lo shift di una parte di un dato. Solo quello. Niente cose complicate, niente. Questa cosa che entra qui, qua entra normale, sono uno studente. Qua devo uscire, dire la frase tradotta, qui uscire la frase tradotta, shiftata di uno. Stop. Ok? Usiamo la matematica. Qua per il test usiamo le celle gru, le ho visto prima, le semplificate. Infatti qua stanza la cella delle celle gru. E qua definiamo l'encoder, la parte che ho visto a sinistra, quella blu si chiama encoder, quella destra è decoder, tu devo scrivere, perché prima il run, io mi darò decoder, distanziamo, l'ottimizzatore, il checkpoint, adesso il training, se lo faccio partire ci stiamo una vita, io vado a prendere 30 quello che ho già salvato, allora definisco evaluate, top attention, translate, vediamo l'ultimo checkpoint, carica, caricato, adesso facciamo la traduzione. In realtà io l'ho fatto dall'italiano, adesso tanto me ne frega proprio da qualcuno mi dice una frase che vuole tradotta, frase piccolo, sistema piccolo, in italiano, la frase, io la dice. Sparate, non mi dico. Buongiorno, bella giornata. Buongiorno, bella. Lavorazione ci vuole un po' perché la prima, poi mi spiego perché la prima lavorazione ci vuole un po'.
qui sta attivando tutto l'albero che c'è sotto, per cui vediamo che è rimasto, quindi devo correre. Un po' troppo ci sta mettendo, nel senso che non si può esitare la polizia. Ecco qui. Ok, today is a beautiful day. Allora, lui non sa niente di grammatica, non sa niente di italiano, non sa niente di nulla. Basta come vedete, perché qualche tempo purtroppo è poco, poi ve lo lascio la pietra, potete giocarci senza problemi. Chiudiamo la funzionamento è questo, parola di ingresso, encoder, c'è qualcosa qui di misterioso, il decoder, parola di uscita. Un tubec, un salto, la struttura è questa. Voi trasformate le parole in dei codici numerici, qui sparate nell'encoder che è fatto di quelle celle, qui c'è una cosa che il pensiero, chiamiamo così, che in realtà è il vettore di stato, come chiamate tecnicamente, viene mandato nel decoder, poi gli date la traduzione, passa dal decoder e viene shiftata di uno. Perché si fa così? Perché quella roba lì, lo vediamo un attimo, lo dici forse. Questa è la qualità di sistemi tipo quello che ho fatto io in 5 minuti, che addestrate in un paio d'ore a casa. Allora, giallo qualità traduzione umana, verde reti neurali GMT, qui GMT sono i vecchi traduttori come nel vecchio Google che ci si divertiva a tradurre le canzoni oppure le tradurre, come quelli simpatici. Questa è la qualità. Cioè, i sistemi reti neurali sono a livello... Questo schema è di qualche anno fa, i sistemi nuovi, quelli di quest'anno, sono ormai a livello umano, sono superiore o basso, sono praticamente attaccati. Il codice l'abbiamo già visto, questo lo saltiamo sicuramente. Chi vuol farsi male si scarica la presentazione, preme qui, soprattutto le spiegazioni di nuove matematiche. Noi andiamo oltre. Siamo a pochi minuti. Differenza col cervello, non artificiale si attiva in modo completamente diverso, come abbiamo visto. Il cervello umano ha 100 miliardi di neuroni, 100 di connessione, consuma 20 watt, una piccola lampadina. Una rete neurale da 1 miliardo di connessioni su 16.000 CPU, 3 megawatt. Il cervello è limitato a 5 tipi di sensi, come avete visto le reti neurali no, come avete visto ad esempio prima il wifi, li butta dentro e non le volete. I bambini non imparano da solo 100.000 immagini di una mucca con scritto non è una mucca, è una mucca. Le reti neurali quindi sono completamente diverse. E poi per finire la psicologia, non sappiamo come lo impariamo, cioè ancora nessuno sa come fare l'estoma neurale, meno che mai le reti neurali. Reti neurali, c'è una caterva di tipi, voglio essere alcuni, e non solo, le reti neurali permettono anche di fare tanti dei vecchi algoritmi che ha fatto con l'intelligenza artificiale, si ricorderà Sapper Vector Machine, Neural Turing Machine, sono tutti assimilabili a reti neurali per il deep learning, senza problemi. Strumenti software, linguaggi, se fate deep learning, scordatevi tutti gli altri, Java, Python, C++ per le librerie di basso livello, Python per tutto quello che c'è sopra, e non pure, non c'è da discutere. Librerie, sopra Python trovate, perché Python? Perché a differenza di altri linguaggi avevo già tutta sta roba pronta quando si inizia. UPy, CPy, Matplotlib, potete fare integrali, matrici, pandas, trattate dati, c'è seduta a terabyte, senza problemi, c'è già tutto pronto, quindi si integra sempre con il classico Python e tanti sono per tutti. Framework c'è un po' di concorrenza, perché? Perché le ditte vogliono avere questa roba qui e questa roba qui proprio non avere nessuno. Questo è Facebook, questo è Google, questo è Intel. Chi sta vincendo? Questo è Google, TensorFlow, che avete sentito nominare. Sopra di questi, questo è per chi vuole farsi del male a basso livello, come avete visto anche prima. Alto livello più semplice, KFD2, Keras, PyTorch. Questo è Facebook, questo è Google, questo è un po' visto, c'è di tutto, anche Microsoft. Il più facile che vi consiglio se volete iniziare a curiosare è questo. Funziona proprio come i Lego, da codice, attaccate i pezzettini e le cose più o meno funzionano. Dai, scusami, sì. Dei tool che hai indicato sotto, sono in cloud o sotto le puoi mettere in locale? Dove ti pare? Cloud, locale, cioè, tutto locale. Pip, sono tutti Python, col classico pip, gestione dei pacchetti, pip, install, TensorFlow, fatto. Caricano tutte le dipendenze, non c'è da picchiarsi. Molto semplice di gestire. Arriviamo alla parte tosta, quindi minuti. Dove gira sta roba? Me lo concedo qualche minuto, li posso esplorare, sì, se ne accorgo sì. Chi viene dopo. Diciamo che ti... ce li hai. Okay. Allora, adesso ho chiuso la parte tecnica, poi si potrà approfondire. Purtroppo in un'ora non potevo comprimere l'universo che c'è dentro.
quel traduttore va sicuro che funziona meglio anche sulla frase di lui. Vi lascio il link per giocarci. Ah, quello lì vi lascio il link, lo faccio il link perché su Collab di Google è gratuito e vi mette a disposizione anche il GPU per addestrare questi sistemi in modo gratuito. Dove gira il deep learning? E qua arriviamo alla parte veramente, perché abbiamo le competenze a parlare di soldi e sociale. Allora, ripassiamo veloce, ci sono le potenze di calcolo, velocità, frequenza, architettura, sistemi Mac. Tutta roba funziona come ho visto prima, moltiplicazione, addizione, faccio un prodotto, sommo, prodotto, sommo, e tutto questo, non c'è altro. E dipende dall'operazione Mac. Dopodiché, la potenza si misura in flops. Posso saltare la spiegazione del flops, c'è qualcuno che non la sa? Flops la vedete cos'è? Lei si no? Sono le operazioni di virgola mobile per secondo. La potenza di calcolo per questa attrezza si misura in quante operazioni fai in virgola mobile. Virgola mobile che significa? 5,34. Numero con la virgola. Invece è l'aritmetica intera non è possibile usare. E si esclude. Si può, no, si usa e si può usare, ma ha delle limitazioni. Allora la potenza. Tanto i sistemi sono calcolati per questo. Quindi non si perde del tempo. Allora, i processori moderni, per singolo core, queste sono le operazioni che fanno. Prendiamo il vostro cellulare. Quasi tutti i cellulari presenti in questa stanza, scusami, il mio, hanno un derivato della 9 dentro, sono una 7. Potenza di calcolo, un'operazione in doppia precisione per ciclo di clock. Cioè, se nella vostra scheda del tempo c'è scritto che quel processore va a 1 GHz, un miliardo di operazioni al secondo, il vostro attrezzo fa un miliardo di operazioni di virgola mobile al secondo, cioè tipo un miliardo di divisione, un miliardo di moltiplicazioni. Invece, singola precisione ne fa 8. Che differenza c'è tra doppia e singola precisione? Lo dice il nome stesso, la doppia precisione è il doppio più precisa di questa. Tutto per fare il calcolo. Un processore del vostro PC di casa, mediamente potente, ne fa 16 per singolo ciclo di clock. Ryzen, quindi per gli appassionati di computer, ne fa 8, va più veloce perché è l'unità doppia del clock, giusto? A curiosità. IBM, sistemi per hardware pesante, roba da milioni, ne fa 8 lo stesso, però ha proprietà. Invece tipo l'ultimo della clock, il CLO, ne fa 2. Dove si fa il calcolo? Il CPU, le conosciamo tutti i processori. CPU, queste sono quelle che hanno lanciato il deep learning, le schede video. Le schede video nascono per gestire la grafica, fanno calcolo matriciale, cioè matrici, numeri, tanti numeri calcolati in parallelo. Andavano benissimo per il deep learning, sono state usate per quelle, quindi le più usate. TP, tensor processing unit, queste nascono invece per il deep learning, sono moderne e ce ne sono poche in giro, questo non so. Costo alto, sono più difficili da calcolare. Potenza, questa è la nostra CPU, che circa mediamente nel 500 miliardi di operazioni al secondo. Una scheda video ne fa 3 trilioni di operazioni al secondo, abbiamo ordini di grandezza ben diversi. Queste sono le schede commerciali, sono 2016, c'è una differenza di 1000, qua è logaritmica. Questo è il processore, se non più veloce, che c'era nel 2016. Questa è la Tesla 800, che è il sogno di chiunque fa di planning, avercela a casa, ma non può averla. Che fa per ciclo di clock 10.000 operazioni di globuli. Ma sono delle schede della Nvidia, giusto? Sì, sono Nvidia. Giusto per fare un confronto, questo blu è un processore con 5 core attivi. Queste sono GPU, che possono lavorare anche in parallelo. Guardate la differenza di prestazioni. Se voi dovete addestrare un sistema con la GPU, sono sistemi non addestrabili, che richiedono 3-4 anni. GPU, una settimana ce la fa. Mediamente le prestazioni vere stiamo su 10-12 sull'uso domestico. Dove gira sta roba? Questa è l'architettura, a GPU si programma con quasi tutti i linguaggi, c'è anche questo, te lo lascio anche per le grazie di vita. E poi ci sono quelle librerie su cui poi si appoggia quello che abbiamo visto per flow e il resto. Però fondamentalmente con la CPU sono collegate con una scheda video, in CPU lo stesso, non cambiamo. Prestazioni. Tesla K80, ricordate quel marchetto perché quello che vedevo che potete trovare in cloud da comprare ovunque, c'è da noleggiare. Base 1,87 teraflop, quindi tanti belli zeri. Tera su 10 zeri, sì, i boost 2,91. Questo è quello che trovate. Allora, quando lo fate professionalmente, non potete usare la schedetta video di casa, si va sul cloud. Queste sono le bestie che trovate. Un attrezzo come questo, tipo un PCS Storm, costa. Questo qui è con 8 di K80, viene su 400.000 euro. Voi vi servono con l'addestramento di una cosa un po', quando va a fare cose serie, una ventina di questi, mediamente. Fatevi un po' di conti quanto vi costa l'infrastruttura, capite che si vanno a leggere sul cloud. Altrimenti, se andate sul cloud, tipo quello che abbiamo usato adesso per il giochino della dove ho addestrato la roba, viene 2 euro l'ora.
è da un H80, quello che ho girato verso il traduttore. Quindi roba da ricchi, cioè un'azienda piccola non ce lo può permettere, quindi siamo nel divario, le aziende ricche possono permettersi di plenum, le aziende povere no. Cioè possono farsi quelli in casa scarso, lo sgraggio, quello del world, non le cose. Scusa, dai, tu hai detto prima che per fare roba pesante tipo i crei ce ne vorrebbero. Dipende da quello che fai, io ne uso a volte anche in situazioni con un 16 volte K80. E quanti dati, cioè quando ne hai così tanto, arriviamo che dati ne stai caricando? Arriviamo a parlare di terra. Ah, ok. Questo è, se andate su Amazon, questo è il listino prezzi a questo mese delle offerte per il cloud. Si va a mare potenza, le 200 sono le migliori, ogni ora di calcolo vi costa su questo attrezzo che ha 32 core di CPU, 94 giga, il disco e 94 di RAM, 12,24 euro l'ora. Quindi iniziate a fare i vostri conti, vi sono 10 di quelle macchine, mettetele assieme, più lo spazio disco, dovete caricarci i dati, poi scaricarli, inizia a diventare un po' costoso. Ma no, questa è la situazione di casa. Ma questo caso quando è in cloud, così, cioè ci sono più persone che stanno usando contemporaneamente, stanno usando solo una persona. Buon processo, 20 di quegli attrezzi. Sì, e se una quanto ci mette? Dipende da quello che devi fare. Io per esempio l'ultimo che ho testato ci ho messo una settimana. E può capitare che tu arrivi, lo voglio e non ce ne sono disponibili e quindi devi aspettare. Può capitare che non c'è, perché non sempre, allora c'è molta richiesta, non sempre trovi l'albero che non ti accontenti, magari lo spazio, tipo su Amazon, su Azure potete spargere il calcolo in tutto il mondo, metterlo in Europa, un pezzo in America occidentale, vai in America 2, che è più economico. Ma tu puoi fare il clustering con altre persone? Potresti farlo se loro ti concedono di usare la tua scheda video come virtualizzata, si potrebbe fare. Si, come fanno per alcune applicazioni? Sì, no, ma allora basterebbe organizzare un Docker, sì, tecnicamente è fattibile, tu ci devi dare la tua scheda video, però non saranno molto contenti perché una scheda video, se vediamo il problema, non è solo quello. Dunque, facciamo finta che noi parliamo di questa situazione, che è quella mia e di Stefano. Oh, guarda il tuo telefono. No, magari questo è un carro, questo è stato 300 euro, no, quelli tosi, stavo sopra i P68, quindi. Esatto. Se volete giocare in casa per un minimo risultato vi consiglio minimo 8-16 core di CPU, perché il dato non è solo elaborato, va prima preparato, quindi costa. Con 3 Reapers potrebbe usare. Sì, sì, quella lì, spiegare. Poi memoria non sotto i 32 giga, perché memoria ne richiede per preparare i dati, 256 giga di disco SSD perché scambierete un sacco con i dischi, schede video. Schede video arriva la sorpresa, potete andare a prendere anche quelle economiche, perché anche una CPU con 36 core finisce qua. La GTX 980 è qui, 4 volte più veloce, la trovate sul mercato a pochi euro, quindi è una farma se dovete fare un po' di trading. E le TPU? Questi sono i mostri della situazione, ce li ha solo Google e pochi altri, li potete noleggiare però, la 1450 per TPU, 45 per altro, il K80 ne faceva 11, questo ne fa 45. Vi fanno dei simpatici moduli da 256 chip che vanno su due petaflop, siamo 1000 volte più potenti, parliamo di un milione di miliardi di operazioni al secondo, non mi ricordo quanti zeri sono in petaflop. Il tera sono 12, quello sono quindi più 3, 15 zeri di operazioni al secondo, i moduli da. Con quelli adesso ve lo c'è andato, Google ci dà che li usa più. Poi, chi è il monopolio di deep learning, indoviniamo? Linux. Linux, esattamente quale distribuzione, qui mi faccio male. Red Hat. No. Lo so che non vi piace, ma la realtà è questa, perché? Perché qua i driver compilano, mi spiace. Vanno i driver e poi lo hanno come un punto per lo tenere. Libri di DNL sono tutte sotto Linux, perché c'è facilità installazione, potete fare apt-get, view, quello che vi pare, va su. Supporta tutto perché Windows supporta solo CPU e GPU, MacOS supporta solo la CPU praticamente, Linux CPU, GPU, TPU, tutto. Integrazione delle librerie con dipende su Docker, Docker è una meraviglia, o Kubernetes come vediamo in fare. La virtualizzazione è comodissima per distruggervi la macchina, distruggervi le cose. Implicazioni sociali. Qua chiudo perché devo lasciare il posto, ovviamente, ultimi minuti. E questa arriva la parte che non è più lunga ma viene più corta per motivi tecnici. Quali sono le implicazioni di questa roba? Se va stupito l'attrezzo di prima del ballerino, o il traduttore che io, che non so, senza dirgli niente di grammatica, un tempo che fa un traduttore delle regole grammaticali, albero delle parole, questo 2 secondi, cioè 2 secondi, 2 ore di addestramento, ha dato 300.000 frasi, ha imparato. Cioè questo attrezzo qua, che vediamo sotto, i simpaticoni qui, no?
la trappola finestra. Questo attrezzo qui non sa una bagnamata nulla di grammatica, non sa niente di nulla di quello che gli sto scrivendo qua. Non lo traduce perfettamente. Ha imparato da sé le regole grammaticali, ha imparato da sé la semantica, anche se non sa cosa sono, è stupida, ma sa tradurre, è una cosa un po' scelta. Forse più la grammatica che la semantica. No, è la semantica la cosa. Purtroppo non lo devo salvare le slide, ma... Però le regole in maniera diversa, cioè... Sempre matematica. Vabbè, davvero la no, c'è un livello... Allora, non sanno pensare, ma sanno astrarre meglio di noi. Cioè, lui dato gli esempi, riesce a astrarre le regole di come funziona quella lingua, dagli esempi. Noi non ci riusciamo. Noi abbiamo difficoltà a farlo, lo impariamo in un modo diverso. Ancora non sappiamo imparare, però non impariamo in quel modo lì, quello è certo. Cioè lui ha astrazione ma non ha capacità di pensiero. Cioè riesce a astrarti anche dei concetti. Avrei voluto portare altri esempi, ma già sto scorrendo così, non c'è tempo di quello che se ti interessa. Però fanno cose molto molto più potenti di queste. Adesso vediamo giusto le applicazioni sociali, vediamo di solito perché se non clicchiano, come giusto perché sia. Allora, a che punto sono le AI? Se vi do quest'età forte super intelligente, noi siamo sciocco, siamo all'inizio. Quando avremo questa, signori, siamo tutti a cercarci un campo da coltivare perché abbiamo già problemi. Allora, io lavoro in questo settore qua in questo momento, finanza. Io faccio quello che... un lavoro che sta già mandando a casa un sacco di persone. Vi dico con onestà. Nel senso che settori che prima li chiamavano intelletto, colletti bianchi, se non attaccabili alle macchine, analisti finanziari, chi fa, cioè chi prende, io questo faccio adesso, vi dico, io prendo i report finanziari, li butto in questi sistemi, li analizzo, mi danno l'analisi del report finanziario di una multinazionale, 20 secondi, con la portina, ti ho andata a quell'ora poi. Una lista finanziaria ci mette 3-4 giorni e sgarra ampiamente perché sono un po' di testo. Quindi analisi del testo, estrazione dei dati, confronto, tutta quella roba, riassunti, questa è la analisi finanziaria, predizione, gestione, pacchetti, supporto alla clientela, adesso vi iniziate a trovare, adesso già da quest'anno, molta società, voi telefonate, vi risponderà il caro robottino. Non so che robottino di una volta, dica uno per... ci si fa un discorso. Google mi ha dato un primo esempio, quelli Google non è nemmeno il migliore. Cioè Google non ha le cose migliori nel settore, quindi mettiamoci la testa, non è l'unico. Lavoro d'ufficio, reportistica, fissare appuntamenti, gestione di calendari, lavoro di segreteria. Andato, ve ne state già accorgendo? Cioè guardate già cosa, già Google Calendar adesso diventerà ancora più automatizzato. Se qualcuno vuole usare Gmail in inglese versione G Suite, vedrà che iniziano a apparire le risposte automatiche sotto le mail. Cioè quando vi arriva una mail, Gmail vi propone già una risposta che ha preparato un sistema di intelligenza artificiale e vedrete che è molto coerente con quello che c'è scritto. C'è due o tre proposte, tipo il tipo vi chiede: ah, ma puoi venire all'appuntamento? Tanto vi trovate già la risposta: no, non posso perché lui ha già visto la calendar che tu c'è l'altro appuntamento. Oppure, sì, vengo, sono libero, dai, ha già preso l'appuntamento, cliccate e vi rispondo alla mail e prende l'appuntamento lui. Se lo mettete in inglese vi trovate questa sorpresa, se non avete provato. Medicina diagnostica. Sulla diagnostica sta facendo prima stelle strisce di ottobre. Diagnosi sui tumori, siamo a un 3-4% di precisione in più rispetto al dottore umano. Cioè su qualunque cosa, TAC, radiografie, quello che vi pare. Lasciamo fare. Logistica. Vi faccio un esempio. Porto di interscambio di Singapore, da quest'anno avranno, mandano a casa quasi 200 camionisti dentro i camion automatici, cioè per movimentare quel chiamato traffico RORO dei container sugli attrezzi, insomma per prendere, scarica la griglia e ricarica, questi devo portare a uno stallo e scaricarli, completamente automatizzato, 24 ore su 24, niente sindacati, niente cabina riscaldata, niente da mangiare, niente da fare. Produzione, robotica in produzione è una cosa normale, ma qui arriviamo a un altro livello adesso, se un momento mi fa esempio, ma per vedere esempio di logistica di produzione con catene di montaggio che dove prima tipo se andate a vedere catene di montaggio, cercate su internet BMW la X5 in Cina, una nuova catena di montaggio, gli operai sono passati da 250 a 3 operai per tutto. In un'altra di Boston Dynamics lavora sempre con questa roba? No, Boston Dynamics robotica e usano un'altra cosa. C'è un particolare, ma è tutta un'altra cosa. Programmazione è quello che ci riguarda, programmazione automatica, cosa significa?
Voi scrivete un problema, voglio un codice che mi faccia 10 file, e lui mi scrive il codice, ma sto scherzando, cercate degli esempi su internet. Ovviamente, ricordate, non è che spariscono i lavori, sparisce tutto improvviso, però un sacco di roba parte. Ma le specifiche sono sempre sbagliate. Sì, io le sono sbagliate anche per noi, le ho sbagliate anche per loro, lì non si discute. E questa è tutta la... Ma scusa, quando fai quelle analisi finanziarie, tu devi buttare i dati secondo una certa procedura o io li butti così? Tutto quello che puoi io lo butti dentro, tutto quello che puoi. Beh, lo capisci. Lui ha detto, il mio sistema ha delle diverse fonti di ingresso, dati cioè, dalle banche, dai sistemi istituzionali, ho tipo l'andamento di mercato, i report finanziari, andamento di investimenti, i vostri movimenti di banca, cioè di alcune banche c'è cioè, movimenti di banca proprio. Movimenti di conto corrente spesso non anonimizzato per mandare la sicurezza, quindi c'è numeri di conto corrente tu prendi questa roba qui, fai analisi, puoi fare anche previsioni. Poi una cosa, questa non prevede un futuro, cioè che vi dice ah, su questo allora prendo l'andamento di borsa, mi prevede quelli domani. C'è un paradosso, se uno sapesse quello che succede domani sta già cambiando il futuro, quindi non si può. Beh, funzionerebbe anche per il lotto, eh? Funzionerebbe anche per i giochi, assolutamente. Funziona bene con sistemi, sapete rivelare delle anomalie, tipo sul macchinario, voi gli attaccate questa attrezzo in parallelo, lasciate tipo un motore elettrico, gli attacchi al voltometro e morsetti, glielo metti in ingresso, lasci girare per due giorni, poi glielo attacchi in modalità, per questo si adesso più in modalità operativa, questo si accorgerà tipo che il motore sta iniziando a guastarsi, c'è un problema, ti dia anomalia. Cioè questo è quello che anomalie, che per prendere il futuro non lo fa nessuno, nemmeno. Però un sacco di cose. Anche fisiche, cioè di robotica, c'è un avanzamento tutto questo impressionante. Molti lavori, quindi quando voi pensate ai ragazzi che devi studiare, lavori il futuro, pensate che roba non è fantascienza di 20 anni, è adesso. Cioè queste robe qui, questa roba qui, tipo in finanza, io aspetto che entro l'anno prossimo, sono con le multinazionali con cui ho lavorato io, un po' di gente va a casa. Cioè, sì, alla fine vai a casa anche tu. Assolutamente garantito, certo. E chi è che conta? Ma che ne so, quello non sono problemi impegnati, però sto dicendo che la tecnologia non la fermerà nessuno, però il problema è quello prima, dati, soldi e dati, ce l'hanno solo i grossi. Quindi dati grossi ce l'ha Google, Facebook, le multinazionali, i piccoli, non ci abbiamo, cioè possiamo anche comprarci 2K80, che quelle schede lì costano 16.000 euro se vai a comprarle, una te le compri due, fai un mutuo, 32.000 euro te le metti a casa, dici ok c'è il sistema, a destra, i dati che mi li dà. Tra destra e destra attrezzi tanti esempi, parliamo di giga e tera, un modello, il modello questo qui della traduzione sono 470 mega, un modellino del cavolo con qualche milione di parametri, quando andate a un sistema c'è miliardi di parametri, quindi dati, chi ha i dati è il padrone del mondo, dice, ok storico. Domande? Per chiudere qua. Che sono altre. A che livello è possibile analizzare le reti neurali utilizzando altre reti neurali? Allora, questo concetto non si usano per analizzare, si usano per imparare meglio. Si chiamano GAN, sono le adversarial network. Cosa faccio? Faccio un esempio pratico. Io voglio insegnare una rete neurale a dipingere. Come faccio? Prendo una rete neurale che deve produrre un quadro, cioè ti butta pixel a caso sullo schermo. Dall'altra parte una rete neurale che mi identifica se il quadro fa schifo o no, in base a degli esempi che gli dico. Tipo gli dico, per me è bello Van Gogh, Cézanne, Picasso, gli do una marea di quei quadri e gli dico questi sono belli. Poi gli do tutte le altre immagini prese a caso, quindi un cane o altro, gli dico sono brutti. Queste due reti le metto una contro l'altra, per l'avversa, e ognuno impara l'altra. Questa di sotto imparerà sempre meglio a definire cosa un quadro bello. Quella di sopra imparerà sempre meglio a fare i quadri. È quello che abbiamo visto prima, che si dice trasferimento di conoscenza. Fatto in quel modo diventa molto potente, però capire cosa succede dentro la rete, cioè quei miliardi di parametri, non è cacchio nostro, non lo sappiamo. Possiamo tirarli fuori, guardarli, due minuti, ma sapere che quel parametro rappresenta un qualcosa, non lo sappiamo. Assolutamente. Facciamo una pausa adesso, anticipiamo e riprendiamo poco prima delle 5. 25.
stamattina i nostri dati sono pubblici, no? Se avete il nostro telefono è bloccato. Stiamo anche per perdere il lavoro. Che cazzo vuoi? Sì, ma poi... Allora, come la vedo io, poi io non sono messo il cielo con le altre, io sono uno che ci lavora dentro, che ho fortuna sfortuna di capitarci in mezzo. Il concetto di base è che non è che sono spariti i cavalli dopo che arrivato. Non è che sono spariti i cavalli, certe cose rimangono, perché innanzitutto c'è chi deve stare a restare, ha un sacco di lavori ripetitivi anche d'ufficio, tipo lo mio che va a fare le foto in compa, o quello che prendeva il documento doveva fare riassunti. Questo per far vedere al volo, va? Ci bruciamo qualcosa della pista. Questo per esempio è uno schema a bolle che utilizzano istituzioni finanziarie, questo è uno stock 50, che sa un po' di borsa, e praticamente le 50 maggiori società europee. Questo qui è quello che sta succedendo in questo momento sui social, cosa si parla delle società europee. Sono i colori con le emozioni, rabbia, anticipazione, disgusto, però va bene con la loro delle società. Questo viene utilizzato come strumento di analisi finanziaria, qua c'è un'intelligenza artificiale dietro, che raccoglie i dati dal social, in questo caso è specifico, analizza i messaggi, fa un'analisi puntuale e tira fuori le emozioni di ogni tot di messaggi per il canale strobato. In questo tu dici tipo, sta succedendo qualcosa, che ne so, in Enel, per esempio dice c'è rabbia riguardo a Enel. Che culo. Può essere gli utenti. Sta crescendo la rabbia, però. Non è il problema, la grandezza è il volume. Poi è stato come solo il consueto, una cazzone incredibile, poi. Sono incredibile. E comunque dice, prendendo questo prezzo qui, quindi possiamo andare a fare un riassunto di un report. Se c'è anche l'Italia non si attiva. Poi li buttate dentro un testo, cioè un'operazione che fare riassunti è un'operazione che richiede intelletto. Cioè dice, pensate a fare un riassunto di un articolo di giornale, un esercizio che non fare già all'elementare alle medie, che richiede impegno, capire che soggetto, di cosa si parla e così va. Poi ci diamo un articolo. Questo qui. Il titolo non glielo metto, sennò è troppo facile. E nemmeno un occhiello, eh. Colpio tutto proprio così come a schifia. Date qualche secondo per lavorare, lo faccio girare su CPU, che è più sprecato. Sai che io stavo andando alla presenza dell'occupazione, c'è richiesta di tecnici o scienziati? Deep learning, big data, deep learning. Allora, se voi vi presentate con, sapete Python, sapete un po' di deep learning e non volete stare in Italia, l'Italia è un mercato a parte. Tipo sulla piazza di Londra partite da 80.000 sterline, in Germania viaggiate 80-90 pulite l'anno, no? Senza problemi, adesso c'è una richiesta di scuola. Fai top più? Come? Fai top più? Io ti dico 80.000. Allora, qua ci ha fatto più. 80.000 euro l'anno, cioè un part time. Allora, questo è il riassunto, cioè, io ho chiesto il riassunto di 100 parole, fanno i riassunti, analisi emozionale e questo sentimentale. Questo, pensate, una persona che deve prendere a fare il riassunto di quell'articolo e tirarmi fuori. Cioè, pensate gli uffici stampa, dobbiamo fare il riassunto degli articoli, creare i titoli o trovare di cosa si parla negli articoli. Tutto dentro ho fatto. Chi lavorava con l'ufficio stampa, e vi assicuro che abbiamo lavorato per il prodotto di ufficio stampa, c'è gente a fare quel lavoro. Guardate adesso, costo 1 euro l'ora, quando lo uso, la richiesta. Questo chiede la supervisione umana, no? Una testa, difetto, questo mi perderà come l'addestrato. Adesso questo mi ha fatto un riassunto, io l'ho addestrato sulla sede. Del non c'è qualcosa che non torna. Sì, c'ha degli errori, questo l'avevo letto. Non è perfettissimo, la produzione sarà di cielo, ho parlato della metodologia, però dà la grande fine. Il difetto è che questi rubi qua, come ho detto prima,
Allora, il difetto è che imparano quello che gli insegnate, cioè faccio un esempio. Questo impara a fare gli assoluti, si chiama astrattivo, cioè lui non prende le parole dal testo o come sistema estrattivo e vi copia le frasi dal testo. L'estrattivo ce l'ho sotto per confronto, questo è fatto con l'estrattivo. Cioè, però ho preso le parole dal testo con un algoritmo e ho ricreato gli assunti. Quello astrattivo usa parole che nel testo non ci sono, cioè trova le parole per rappresentare le cose. E funziona ampiamente meglio per i due concetti e poi ridurre le due cose. Poi ho pensato all'ufficio stampa, questo è l'avvio dell'ufficio stampa, pilota un pezzo di software che ha richiesto comunque ci vuole tempo all'addestramento, una settimana di addestramento, con i loro sui costi e tutto il resto. E questo ci porta al problema occupazionale e tutto quello che mi consegue. Quindi chi ha i dati, che c'è soldi per fare l'addestramento, e vanno a schiacciare i piccoli. Uno piccolo non può esistere, anche se ci metti un cinese, non può competere con la macchina in cinese, se sapesse l'inglese benissimo. E questo vale per qualunque lingua, cioè io l'ho addestrato con gli articoli da CNN in inglese, ma se l'ho addestrato in italiano mi faccio vedere tutti gli articoli di Repubblica, quello che diamo in aereo, senza problemi. Il problema è la base di dati di articoli su cui addestrano. E il tipo, adesso faccio un esempio banale. Se avessi addestrato il sistema sul Signore degli Anelli, cosa adesso qui mi avrei fatto nessuno in stile scrittura sul Signore degli Anelli? No, è simpatica come prova. Se volete divertirvi, cercate in rete generazione testo di learning, voi gli date un autore tipo Shakespeare o simile, e lui genera il testo con quello stile, cioè gli date un inizio di una frase, lui genera un intero paragrafo con quello stile. Quindi dipende, il difetto del deep learning è che è molto razzista, impara da quello che gli date. Se voi gli insegnate a fare le cose in un modo, lui non sa che è buono o cattivo, impara quello. Tipo quel chatbot di Microsoft. Sì, quello è successo. Okay. Loro hanno messo il chatbot di Microsoft, era sempre un sequestro, quello che abbiamo visto per traduzione. Però gli hanno dato come input l'addestramento continuo, li prendevano, quello che davano gli utenti sono sbizzarriti, insulti, parlaggio, razzismo, e il chatbot ha imparato quello. Non sa se è bene o male, quello impara. Questo, no, però questo è un problema, perché poi l'efficienza di questi sistemi, no, un problema grosso, è biased, cioè deviato da quello che gli insegniamo noi. Quindi per esempio il mio problema è che questa roba qui delle emozioni, una cosa che per uno può essere gioia, per un altro può essere tristezza nel settore finanziario. Cioè per uno che sta guadagnando delle azioni, un altro perde, che ha andato short, che è andato long. Quindi l'addestramento per avere una neutralità è quasi impossibile, non puoi avere un sistema neutrale su cose umane. Stessa cosa quando l'addestri, tipo adesso tutte le grosse società hanno sistemi di questo tipo per i curriculum, cioè quando voi applicate per Amazon, per Azure, per qualunque cosa succede a questo curriculum, non arriva una persona. Arriva un sistema come questo che prende, fa riassunto lo schema, che mette le vostre caratteristiche, stai sul programmatore C, o fai questo e quello. Quindi voi, in base a come è stato il sistema, rischiate di non arrivare mai sul tavolo di un umano che vi valuterà il curriculum. Abbiamo pronunciato questo attenzione qui, che magari è stato addestrato in Inghilterra da personale bianco e razzista con quello che lui riteneva giusto. Il sistema è parlato quello, quindi non vedrete mai più un negro lavorare che ne so per Amazon. Quindi questo concetto di razzismo è intrinseco in questi sistemi ed è uno dei problemi grossi. Fake news. L'allevamento delle fake news si può fare, ci sono delle... Ma se lo addestri con le fake le genererà lui benissimo. O non capirà che sono fake, anzi le passerà. No, perché no, allora lì non capisci. No, lì usi quel sabato prima da lei un browser, ma Gardner Network. E facciamo quest'ultimo esempio e poi qui ci fermiamo. Cioè, stiamo sforando di brutto. Cioè questo qui, legato, questo qua è sempre. Sempre con la roba immagine che sono più facili da fare e anche da capire perché non hanno memoria. Questo qui gli date dei volti di personaggi famosi e lui impara a generare personaggi, cioè queste foto non le ha fatte nessuno, le ha inventate lui basandosi su quello che ha imparato le foto di personaggi famosi. Ma per dire che questa è una persona che non esiste. Cioè diventa a livello di foto poi è una coerenza tale che è spaventosa. Cioè sono comunque tutti e quattro abbastanza affascinanti, sia sì, uomini che donne. Per dire, pensa se lo nutriamo delle nostre fotografie. Sì. Non so cosa è la fotografia. Cioè, questo qui, tu
per un'immagine mi dà dell'etichetta le cose che vedi. Lui sta leggera, marginalistica, ombre, tutto, cioè, parte lo stile, è ancora perfetto, che costa un sacco fa. Questo qui ti fa generazioni di immagini che non esistono. Cioè tu puoi generare intere città, grafica, persone, tutto generato dal computer in automatico, no? E puoi anche modificarlo in temporale, diciamo di modificare le foto, guarda qui. Ma non ha nessuna memoria di quello che genera. No, questo sì. Questo sì. Guarda, tu scegli il tipo di stato, lo cambi, ti cambia anche le ombre, le flessi di luce, tutto. Lui non sa niente di 3D, non sa niente di fisica. Cioè tu puoi dire di ripassare dove è generato. Sì, 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 memoria, adesso, guarda, no, adesso ci aggiunge alberi qua sui palazzi. Quelli tre sono tutti in palazzi di vento. Ecco com'è che a Roma hanno detto che hanno tolto le cose. Ecco. E di questi ce n'è una catena di... Ok, dai. A posto, sto.